un fiore alla Madonna, Tino, eh? La Madonna. Dobbiamo dire grazie alla Madonna, a Gesù, a tutti quelli che ci vogliono bene e hanno la loro mano protettiva sulle nostre teste. Perché soprattutto sulla tua, soprattutto sulla mia, perché con questo caldo potrebbe in qualche maniera evaporare anche l'ultimo zampillo di meno. La goccia, il vapore acqueo, ecco, va bene, che ancora mi resta di senso compiuto nella mia vita. Io volevo condividere con voi, sapete che non tutti sono servizi giornalistici, nel senso, questo vogliamo anche ribadirlo perché ho letto tanti commenti, molti sono racconti che vi facciamo come fossimo una famiglia. Con la famiglia che fate? Non vi sedete a tavola, a pranzo, a cena e condividete quel momento per dirvi cosa è successo durante la giornata, cosa avete fatto, chi avete incontrato? Madonna, è l'unico momento della giornata. Perché purtroppo in molte famiglie questo nemmeno avviene più, Tino. Indietreggia senza cadere, mi sento troppo in alto. Voglio stare alla tua altezza, grazie, io non sono superiore a nessuno. Bravo, direttore. Volevo anche questo sottolineare, men che meno a te, seppure. Seppure? Ti pago lo stipendio. Vabbè, che c'è? Ma io lavoro, eh? Assolutamente. E penso a te. Tu lavori e pensi a me perché ti devo pagare lo stipendio, questa è la verità. Va bene, ma vorrei condividere con voi quello che ci è successo a stretto giro in queste ultime ore. Due incontri particolari, cioè due incontri veramente molto particolari. Roberto e Tommaso. Partiamo dal secondo. Tommaso, ero all'agenzia delle entrate, tutti, chi di noi non è mai stato una volta all'agenzia delle entrate, non riscossione, agenzia delle entrate, quindi le tue uscite, a sbrigare delle commissioni e si è palesato Tommaso che ha donato 100 euro a Domi ed Alvaro e li ha bonificati immediatamente, tant'è che se vi farò vedere, vedrete, c'è scritto proprio Tommaso X, non vi diciamo il cognome per privacy, ha donato 100 euro. Ma l'incontro ancora più importante, quello che mi ha lasciato destabilizzato, magari opera della Madonna, è stato quello per chat su WhatsApp con Roberto, che a un certo punto, a un punto certo, dipende dai punti di vista, mi scrive e mi dice: salve Antonio, mi chiamo Roberto, spesso sono un tuo hater, se si scrive così, te lo posso dire, comunque in Italia ho dei figli e quindi sono all'estero per fare il mio dovere di padre al meglio, e non ne abbiamo assolutamente dubbio. Detto questo, sul video non ho trovato un IBAN, quindi se per favore me lo mandi vorrei inviare un pensiero a quella famiglia con i figli che avete accolto, grazie. E allora lì sono rimasto un po' interdetto. Più fatto che... E gli ho mandato il nostro IBAN. Ok, grazie, vi ho inviato 100 euro, domani arriveranno, buona serata. Ed effettivamente sono arrivati 100 euro da Roberto, sempre per Alvaro e Domi. Il vostro 200. Per Alvaro e Domi, non per te, non ti farà nessuna illusione. No, tu sarai pagato, quando essere pagato. Quando lo dirò io. Bravo, 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 e questo è il caso proprio di dirlo. Quando lo dico io. Quando lo dici tu? Al giorno giusto, quando arrivano le buste paga. Sono arrivate le buste paga? Arriva il giorno giusto. È chiaro. Ora, a quel punto però ho tentato di capire meglio, è un hater, è qualcuno che ci dà addosso quasi sempre, cerchiamo di capire, ci ha dato 100 euro, con quale principio e quale criterio? E ve lo spiego perché vi leggo la conversazione che abbiamo avuto, non ci sono dati sensibili, dati riservati, quindi posso tranquillamente farlo e lo condivido con voi. Grazie mille da parte loro. Quale degli haters sei? Perché ce n'abbiamo qualcuno, no? Non importa, alla fine è solo che non mi trovo d'accordo con quello che vedo a volte. Ma non vi odio. Quindi sei un hater che non ci odia, quindi non sei un odiatore come altri. Va bene. Non credo si possa essere sempre d'accordo. Mi incuriosisce la cosa. Non posso nemmeno credere che sia la prima cosa in cui ti trovi d'accordo. Non affiderei nemmeno un euro a qualcuno con il quale non dovessi essere d'accordo, ma io sono costruito male, dico io, no? Cioè, se io non sono d'accordo con te, ti posso affidare dei soldi? Assolutamente no. Ma non credo. Non apprezzo molte cose.
a maggior ragione è una scelta particolare la tua, cercavo di capire, questo è quello che manca a voi altri, la possibilità di un confronto sereno e articolato, non apprezzo e amen. Ribadisco la gratitudine nonostante tutto, tra l'altro in un momento in cui stavo provvedendo a loro personalmente. Buona serata, perché questo è, quando purtroppo non abbiamo le risorse, cerchiamo in tutti i modi di cavarcela lo stesso. E questa è la sua risposta finale. Il fatto che non mi trovo d'accordo non vuol dire che non ho stima. Penso che siete onesti e mi andava di fare un pensiero a quei bambini. Tutto qui, buona serata. Sono confuso, Tino. Sono confuso, sono molto molto confuso. Perché il vapore acqueo ormai sotto il sole si sta. Lo so, sta diventando acqueo. Acqueo senza vapore, perché veramente ci sono 35-36 gradi e li senti. E penso tutti. Domani che lascia perdere, non me lo di. Però me l'hai detto. L'ho detto. Non me lo volevi dire, non volevo sapere, ma me lo hai detto. Te lo volevo dire, non me l'hai fatto dire. Ma me l'hai detto. Alla ma fine. Non te l'ho detto. Ma no, me l'hai ma detto. No, ma non oh, detto. Finiscila. Volevo invece dirvi come avete visto due persone diametralmente opposte alla fine hanno fatto la stessa cosa e guarda caso hanno donato persino la stessa cifra. Un nostro sostenitore incontrato per caso l'Agenzia delle Entrate che mi chiedeva conto per una famiglia amica che sta vivendo una situazione drammatica come alcune di quelle che raccontiamo noi, è invece uno che si è professato apertamente hater di Quinto Potere, seppure a stima. Vedi il mondo quanto è piccolo, vedi che poi alla fine il bene può riuscire a mettere insieme tutti quanti, eh? C'è sempre spazio e speranza per tutti a questo mondo, soprattutto per me. Io sono sempre un caso a parte, io parlo del mondo, tranne me, ok? So. Io sono senza speranza. Certo. E dunque che la Madonna ci accompagni sempre. Da dove viene Dexy? Da dove viene? Vieni a fare la preghiera alla Madonna. Vengo io da te, dai, vengo io da te. Ah, tu sei il bar. Pensavo te ne andassi in giro così, Kusnalengued, capito? No, scusami, non avevo capito. È il sole. Hai capito che il sole tocca qui e bollente. Quando volte sono venuto in un bar a fare intervista? Lo so, tu sei simpaticissimo. Mi raccomando, salutaci. Perché tutti. Perché qui? Perché la Madonna ci possa accompagnare sempre. È vero o non è vero? Bravo. Eh? Bisogna avere fede. Ciao. Dai un messaggio. Ciao Monica, dai un messaggio di fede e speranza anche tu, dai, te lo lascio. Bisogna avere fede e rispetto per tutti. E non andate in giro così, a meno che non siate del bar e quindi avete il grembiule al cinto in quella maniera. Però io quando un giro di cotto me li sarei messi, Guarda, sto per cominciare a mettere la divisa anch'io, te la voglio dire, la divisa estiva sta per arrivare. Per ora è solo per ora. 200 euro hanno avuto Alvaro e Domi, E andiamo al bar. Grazie, direttore. Ma non si paga con i 200 euro, Vabbè, basta che paghi tu. Giustamente.